benvenuti in un nuovissimo video. In questo video vi mostro come realizzare queste fogliettini. Il procedimento è lo stesso per realizzare la stella e la mini stella, e dovrete realizzare tre punte, perciò tre estremità delle nostre foglie. Il tutorial è semplicissimo, io ho deciso di realizzarne una verde scuro, una marroncino per ricordare le foglie autunnali, queste per ricordare le foglie estive e una per ricordare le foglie primaverili. E la colorazione che voglio usare per le foglie primaverili è questo color pistacchio, molto bello. Se vi interessa dove ho comprato questi colori più particolari, tipo il marrone, andate a vedere il mio video degli acquisti dall'America, in cui mi ero scordata di dirvi che erano tutti CE, perciò certificati dall'Unione Europea. Ma comunque iniziamo subito col tutorial, perché è veramente semplice. Vado a prendere un elastico singolo e vado a girare. Aspettate che vi prendo una foglia di riferimento. Vedete, vado a girare tre volte e questo è lo spuntone per girare. Perciò due, fatto due giri e tre. Il terzo giro. Adesso devo andare a prendere, aspettate che mi sposto gli elastici dall'altro lato. Vado a prendere due elastici in questo modo e li vado a inserire dentro al mio anellino che ho appena formato. In questo modo, ok. Adesso devo andare a, invece di andare a inserire nell'uncinetto questa estremità di elastico che sto tenendo col dito, devo andare a prendere il mio medio e andare a inserircelo dentro. Come potete vedere, il procedimento è molto simile a quello per realizzare la stella e la mini stella. Adesso vado a prendere due elastici con indice, se non sbaglio sì, e pollice, e li vado a inserire dentro il mio uncinetto in questo modo. Con sempre tutte e due le dita li vado a inserire dentro questa estremità che tengo sul mio uncinetto, e vado a inserire anche l'altra estremità per tutte e due, formando un archetto. Adesso devo andare a inserire anche questa estremità dentro. Vado a tenere questo archetto con le dita e adesso devo andare a prendere due elastici e andare a inserirli sul mio uncinetto e farli passare solamente su questa estremità singola in questo modo, e vado a inserire anche, sposto un pochino l'anellino al centro, unisco queste due parti e ho ottenuto due archetti. Prendo altri due elastici e ce li vado a far passare dentro tutti gli archetti, perciò nel primo archetto e nel secondo. E ora vado a inserire in questo modo. Vado a portare dietro, questo non mi ricordo se ve l'avevo detto, è da 4 mm il mio uncinetto, ma lo stesso procedimento per altre due volte. Ok, ora vado a portare tutte le protuberanze, le estremità della foglia su, e adesso devo andare a prendere un elastico singolo e andare a farcele passare. In questo modo. Adesso vado a fare il nodo, perciò vado a prendere l'estremità di sotto e la vado a portare sopra. In questo modo. Questa era la mia foglia. Queste erano, anzi, le mie foglie. Le metto in questo. Vi sdoro un pochino così posso farvi vedere anche l'altra. Queste sono le foglie che ho realizzato grazie a questo fantastico metodo velocissimo, spero vi piaccia. Potete appenderle come addobbo natalizio, come gingillo anche all'albero, sono tanto 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 carine a mio parere. E niente, spero il video vi sia piaciuto, vi mando un bacione, vi ricordo di andare a vedere anche il video sulla stella con elastici e sulla mini stella con elastici, vi faccio vedere la differenza. Vi ricordo di andare a vedere anche il video sulla mia ghirlanda per Natale con elastici, tutorial velocissimo e semplicissimo.
e vi ricordo di andare a vedere il video sul Babbo Natale, sul cappello di Babbo Natale con elastici e anche sul mio Babbo Natale tridimensionale con elastici. Spero il video vi sia piaciuto, un bacione, ciao, alla prossima!